Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Questo video l'ho fatto per un motivo molto tranquillo, visto che siamo in quarantena io non posso uscire per fare i video. Avevo già una playlist di video da registrare, ma niente, non posso registrarli ovviamente perché c'è questa pandemia. Quando si potrà uscire comincerò già a fare video. Guarda, è uscito a smalto, cagare. Devo tagliare anche i capelli. Cioè, guarda. Questo. Allora, questo video è fatto interamente per spiegarvi quello che succederà al canale adesso. Sto facendo video. Intanto che sono inattivo per voi, io sarò inattivo, però io, come dice già, sentite la play, che è un amore, quindi sì, sto registrando i video intanto che sono inattivo. E niente che dire, solo che il video adesso purtroppo sarò da solo praticamente, non ci avrò il mio collaboratore che si diceva che sarebbe qui, vabbè. Magari lui non ha tempo, beh, ci sta alla fine. Sta un ginocchio. Ok. Sì. Alla fine sì. Guardate che lo guardate. Yeah, saluti. Scusa, c'era un rientro fuori. Allora. Tutto qui alla fine, quello che ti devo dire è perché video niente, porterò più video sul canale in futuro, devo solo mettermi avanti con i video così dopo posso fare live su Twitch, perché adesso io ho intenzione di andare in live solo su Twitch e poco su YouTube, quindi adesso farò molte più live, quindi se non mi vedete su YouTube sono su Twitch. Il mio canale Twitch ve lo lascerò in descrizione. Followatevi in questo caso, ma non mi iscrivete. Niente, io su Twitch rispondo a tutti, giochiamo insieme, chi se ne frega. Dai, arriviamo anche lì su Twitch a un bel numero di iscritti, follower. Così almeno ci divertiamo anche lì dentro, visto che io su YouTube adesso non voglio fare live perché mi piace molto di più Twitch. Senza offesa per te YouTube, sei bellissimo, sei la mia infanzia addirittura, però io adesso sono più legato a Twitch perché lì fai solo interamente live senza portare contenuti e a me piace. Quindi mi piace parlare con le persone in live, quelle che scrivono, mi piace molto. Niente, adesso ogni tanto uscirà comunque qualcosa su YouTube anche per voi, se magari non avete Twitch, comunque è gratis da installare, molto facile. Play Store, Twitch, vi iscrivete a Twitch, poi dopo vai. Sì, no. Andate a cercare, mi metterò ovviamente il mio link di Twitch così potete andare subito a seguirmi subito dopo questo video. Non so quando uscirà questo video, non so neanche se lo vedrete a sto punto, perché chissà, magari muore un bambino, mi dissocio. Questo qua lo chiamerò, adesso qua sopra vedrete, momento cringe, leggerete, molto cringe e molto brutto. Mi dissocio. Dico. Niente, adesso io mi sto preparando per delle live su Twitch, adesso sto un po' capendo la piattaforma per essere al meglio delle mie prospettive, diciamo. E niente, allora, il video uscirà poco Fortnite perché non ci voglio più giocare, anche se c'è la nuova stagione. E comunque non vi ho ancora detto il mio primo parere sulla stagione, che non mi piace, però
ti dà quella voglia di giocare ogni tanto. Ogni tanto. Io i video di Fortnite ce li ho vecchi ancora, però non c'ho voglia adesso di pubblicarli. Cioè io adesso voglio più mettermi su Minecraft e queste robe qui, GTA, FIFA, queste robe qui. Infatti presto usciranno dei video di tutto su YouTube e poi li aspetterete tutta la sorpresa. Il mio sogno su YouTube sarebbe ad arrivare ad a 100 iscritti. 100 iscritti. Non vi dico per quando, ma 100 iscritti già è un bel obiettivo da raggiungere. Ne mancano tipo 90, magari. Se io farassi tipo 50, 40, qualcosa, una roba del genere. Non mi ricordo neanche più. O 50 o 48. Comunque un obiettivo che proprio vorrei raggiungere con voi, ovviamente. E se arriviamo comunque ai 100 iscritti, io sarò più attivo su YouTube che su Twitch. Cioè, faccio uscire più video al giorno. Perché comunque vedo che ci sono 100 persone iscritte al mio canale, che è anche molto bello. E mi piacerebbe molto fare questa cosa anche su YouTube, soprattutto su YouTube. Perché YouTube è la, come dicevo prima, la piattaforma che mi ha fatto nascere, diciamo. Mi è molto piaciuta all'inizio. Se andate a vedere i miei vecchi video, molto vecchi, perché io ho fatto i video nel 2015, prima di dire. Ho creato il mio canale nel 2015, il 27 novembre, sì. Quindi nel 2015, siamo al 2021, dai. Non è male. Io non dico che sono forte in qualunque gioco. Io me la cavo. Non è che sono forte. Forte, ma neanche per idea. Se guardate le mie vecchie live di Fortnite, mamma mia, facevo più schifo di un ornitorinco, mamma mia, non sapevo neanche fare un muro. Non sapevo neanche sparare, però con gli serpentari. Col tempo mi sono migliorato. E niente, dai, questo era tutto quello che vi volevo dire. Sono in quarantena, fra poco vado ad allenarmi. Sono stanco, tanto che i video si stanno caricando. Li ho editati un po' tutti adesso. Tanto che fa quello, io mi alleno e niente. Poi ci vediamo al prossimo video. Bella.